Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, nel video di oggi mettiamo a test, e ve ne parlo bene con tutto il test, alcuni dei mascara più parlati, chiacchierati e anche costosi del periodo. Abbiamo il MAC Stock, poi di Diego Dalla Palma My Happy Toy. Questi mascara sono sempre. Non commentiamo. Poi Mulac Maleducata by Achille Lauro, il Pupa Vamp Forever e per ultimo il Clio Makeup 360 Flip. Iniziamo con il parlarvene, come sempre foglio alla mano per dirvi i prezzi e partiamo. Allora, partiamo dal MAC Stock, che è il nuovo mascara della MAC, che si riconosce da questo pack molto particolare e dall'applicatore che adesso vi mostro. Ecco qui. Interamente in setole sintetiche, parte largo e poi va più piccolino. In teoria dovrebbe essere abbastanza comodo, ma se lo pulisco bene e ve lo mostro, vedete che sono setole corte e tutte sintetiche, tutte quante dentini sintetici. Questi piccoli dentini sono rigidi e durante l'applicazione si sentono tutti, cioè si sentono, grattano l'occhio, danno un po' fastidio. Alla fine l'unica è applicarlo in orizzontale, ma vi ho fatto vedere anche la clip con l'applicazione e un po' si perde questo effetto volumizzante. Allora, 33 euro di mascara. Adesso clip, così vedete anche l'applicazione. Allora, avete visto anche voi, è un mascara che mi aspettavo un risultato diverso, invece è un risultato molto naturale e bisogna fare davvero diverse applicazioni perché si veda bene. A me piacciono i mascara con un effetto che si noti, che si veda e che c'è il mascara. Sì, ok, ma se facciamo 3-4 applicazioni diventa troppo pesante. Ho provato a farne comunque per capire che c'è un difetto di questa formula. Ho cercato di farne anche due, arrivare a due, ma il difetto c'è lo stesso. Durante il giorno si sgretola. Cioè, pensavo che fosse un problema perché facendone tante ci fosse tanto prodotto, ma anche con una, due, si sgretola durante il giorno e quindi ci troviamo i pezzetti sotto. Cosa minima, assolutamente cosa minima. Però ci sono, da una mascara da 33 euro, oltretutto di un marchio come MAC, non me lo sarei aspettata. E invece è così. Ma noi andiamo avanti. E andiamo avanti con Diego Dalla Palma My Happy Toy, che è questo, che vedete anche voi che è un formato un po' ingombrante da tenere in borsetta, sicuramente un po' ingombrante, ma carino, molto carino sicuramente. Allora, allora tutto 13 ml 27,99 euro. Ok, vi mostro l'applicatore che è particolare.
particolare. Aspettate che cerco di pulirlo bene per mostrarvelo. Ecco qua. Allora, è in setole sintetiche, ma con una leggera, la vedete qui, curvetta. Ok? Una curvettina piccola. Dove le setole partono rade e poi dopo si allargano, qui sono più strette e poi qua sono più lunghe, quindi andrebbe ad acchiappare bene tutte le ciglia. Setole sintetiche ma belle morbide, a differenza di quello di prima, quindi è comodo. La parte curva io la utilizzo per alzare le ciglia e con l'altra invece andare nel fatto concavo ed è sotto l'occhio. Allora, andiamo qua. È un effetto, una texture che ci vogliono un po' di passate, due, tre, perché si veda bene, però l'effetto c'è e queste setoline non danno fastidio, spingono bene sulle ciglia, le tengono in forma e restano ferme lì. Il colore si vede, l'effetto finale è bello, si vede ed è con non tantissime passate, tre almeno ci vogliono. Diciamo che non è da borsetta, perché non ci sta. Con questa abbiamo finito una trousse. Scusate, prendo questa trousse. Già con questo ed abbiamo completato la trousse, ecco, per capirci. Ingombrante, ma mi piace, cioè, e mi è piaciuto l'effetto. Durante il giorno non si sgretola, non perde i pezzetti, non fa grumi. Si strucca bene con uno struccante oleoso o un burro. Io non utilizzo i bifasici, tendo a non utilizzarli, non mi piacciono, ma con un burro o un oleoso si strucca bene. Per me fa il suo lavoro, molto meglio che altri mascara che abbiamo visto prima. Andiamo avanti. E andiamo avanti con Mulac, Maleducata, in collaborazione con Achille Lauro. Mi piace il pack perché è interamente lucido metallizzato, la confezione è un 12 ml, sto leggendo, e viene 19,90 euro. Allora, questo è il mascara. Lo sto sempre pulendo perché così dalla luce vedete meglio le setole. È bello allungante, bello cicciotto e ha la particolarità, ecco così ancora meglio, di queste setole un po' sembra che ruotano, quindi va ad acchiapparle davvero tutte le ciglia. Vedete che si vede un po' l'effetto di questo ruotare, quindi ruotando l'applicatore va proprio ad acchiapparle ed allungarle tutte. Allora, volevo farvi vedere anche la formula, ecco qua, perché vedete che è un po' pastosa e infatti inizialmente non riuscivo a lavorarla perché era davvero pastosa. Poi ho detto, lasciamolo lì un attimo perché è davvero troppo, troppo. Ed guardando anche, perché volevo capire cosa aveva questo mascara, ho guardato anche le stories della co-creatrice, che comunque Mulac ho guardato la Sindina Cindy, e anche lei, che è la creatrice, consigliava di lasciarlo un po', cioè una volta che ha preso un po' d'aria, lasciarlo stare un po'. Io l'ho lasciato stare un paio di settimane, poi l'ho ripreso. Ma sapete che era davvero meglio? Io non ho capito cosa, però era più morbido, più malleabile. Ed è una volta applicato, cioè lo applicavi bene sulle ciglia, non era così pastoso perché sennò creava grumi o si univa. Queste setole tutte così unite, effettivamente ha tante setole, quindi è giusto che sia più corposo, più fluido, tutte queste setole non avrebbero lasciato il prodotto, l'avrebbero trattenuto. Così invece si attaccano bene alle ciglia e danno proprio volume e lunghezza ad ogni passata, ma comunque adesso vedete la clip.
giusto, cioè proprio ogni passata fai uno strato e si vede la differenza, si vede la differenza dal prima e dopo, si vede la differenza di volume, di lunghezza, bello nero e quindi si vede anche subito con una o due passate, si vede subito la differenza. Non credevo perché era stato chiacchierato dicendo che non valeva. Apritelo un paio di volte, lo provate, non vi trovate, lasciatelo lì, 2 o 3 settimane lo riprendete. No, ma davvero, cioè, e comunque le aveva consigliato anche lei di fare così. Probabilmente questa formula, perché ha ad esempio dentro degli attivi idratanti per le ciglia, quindi le va anche a nutrire durante l'uso, potrebbe essere quello. Però in questo modo funziona e funziona egregiamente. Mi è piaciuto quel mascara, ha funzionato bene, durante il giorno resta lì, non si sgretola e si rimuove con un olio o un burro. È bello resistente anche se non è waterproof ed il bifasico fa davvero tanta fatica. Quindi meglio un olio o un burro o un bifasico, un cotonino ben imbevuto e lo tenete in posa per un po'. Dopodiché funziona. Bello, bel prodotto. Complimenti perché mi è davvero piaciuto. Ma andiamo avanti. Allora, andiamo al Clio Makeup 360 Flip. Mascara molto chiacchierato che ho voluto provare, 15 ml, 17,50 euro. Questo è il mascara, ma la particolarità è tutta nell'applicatore, che effettivamente, devo dirlo, è particolare. Non così innovativo come dicono, perché io di altri applicatori così ne ho visti. Però è particolare, cioè è fatto a flip, cioè ruota, provate a guardare. Allora, parte sempre con questo effetto spirale, ma parte sottile, cioè parte largo, si stringe, poi si allarga, sempre con questo effetto spirale, che è particolare. La formula è abbastanza corposa, in modo che vada a rilasciare abbastanza prodotto, ma così. Con questo applicatore è impossibile non sporcarsi. Cioè, io ne ho fatte tante le applicazioni, l'ho provato in tanti modi, ma è impossibile non sporcarsi. È vero, dopo basta pulire, cioè pulire mascara è una cosa semplicissima e una volta asciutto non macchia assolutamente, ma cioè, da applicare veloce è impossibile perché è una mascara da lavorare, quindi se vuole applicare ci vuole pazienza, però il risultato lo fa. Vediamolo dalla clip. Effettivamente ha un bel effetto volume, si vede il colore, però bisogna fare diverse passate perché ha un effetto un po' naturale sul colore, però dà lunghezza, c'è e resta anche durante il giorno, quindi non è di quelli che anche se si fanno diverse passate tende ad ammosciarsi le ciglia durante il giorno. Sto parlando chissà che ciglia, mascara con le ciglia, e non tende ad ammosciarsi durante il giorno, quindi resta bello allungato e si vede. Si rimuove con uno struccante bifasico ed è oleoso, un burro, con qualunque cosa, non è extra resistente, ma durante il giorno non si ammoscia, non crea quei pezzetti che si vanno a sgretolare, dura, però non è un mascara da tutti i giorni, cioè ci vuole pazienza. Io l'ho provato in tanti modi, con
con tutte e due le mani per vedere, applicato su una passata, due, tre, in ogni caso mi vado a macchiare la palpebra. È proprio impossibile non farlo. Poi il tempo che si asciuga, o si leva o ci si passa l'ombretto sopra, risultato a posto. Però se vogliamo fare un colpo prima di andare a lavorare, non è mascara adatto. Mi sarei aspettata qualcosa di più, però il risultato c'è effettivamente. Questo applicatore particolare, effettivamente è particolare, quindi quello che dice lo mantiene assolutamente. Ed ora, mentre metto via questo, noi andiamo con l'ultimo mascara, che è questo di Poupavant Forever. Allora, faccio una premessa velocissima. A me i mascara della Poupa non sono mai piaciuti, non tanto perché per il prodotto, che adesso vi parlo anche di questo, si è ucciso il mascara, non tanto per il prodotto, perché funziona, ma perché una volta aperto mi si asciuga in pochissimi giorni. Cioè, non è un fatto del mascara, perché con tanti diversi mascara della Poupa fa lo stesso effetto. Quindi, boh, non ho capito. Ma adesso parliamo di questo. Allora, vi faccio vedere l'applicatore, intanto 9 ml, 18,50 euro. Questo è un effetto volume e lunghezza, classica clessidra, e la formula è molto corposa. Se riesco a recuperare qualcosa, qualcosina, perché come vi ho detto, questo 10 giorni ed era finito. 10 giorni di utilizzo ed era finito, quindi valutate voi il prezzo. Se lo usate tutti i giorni, in 10 giorni è finito e sono 18,50 euro. Però clip che vedete come si applica. Avete visto anche voi, avrà tutti questi contro, ma è bello corposo, acchiappa bene le ciglia, si fa le maste passate, si stratifica e si vede il risultato, cioè si vede la differenza, si vede davvero molto, si vede un bel effetto, a me piace molto sicuramente, dura tutto il giorno, non si sgretola, non si affloscia, si rimuove con un olio o un burro, sicuramente ottimo effetto, anche il pack a me piace molto, però se lo devo usare tutti i giorni e io il mascara lo uso tutti i giorni, questo in 8-10 giorni è finito. Vi dovete valutare che ogni 8-10 giorni c'è da ricomprare un mascara da 18,50 euro. Ma se per un utilizzo sporadico, ogni tanto quando uscite, quando volete, allora è un buon mascara. Un attimo una cosa da valutare voi. E con questo che metto via, noi abbiamo concluso la nostra carrellata sui mascara, gli ultimi, dai prezzi superiore ai 10 euro, ecco, mettiamo questo, superiore anche ai 15 euro, sui 20 euro, sui 20 euro. Ed è niente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, quali avete provato, magari come siete trovate, quali mi incuriosiscono, perché sono tutti ancora in commercio, ovviamente. Fatemi sapere tutto voi, spero sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!